Benvenuti amici, io sono Pimpos, ci siamo su Flying Hero Stickman. Abbiamo a che fare con degli Spider-Man Stickman, ragazzi. No, vabbè. Tra l'altro ce ne sono anche un bel po', ovviamente tutti bloccati, con diverse caratteristiche per quanto riguarda potenza, stamina e vita. Quindi direi che ne abbiamo di cosa c'è da fare. Tra l'altro è un gioco a missioni, però possiamo sbloccare anche la modalità open world, dove potremo fare praticamente di tutto, esattamente un po' come su GTA. Quindi mi raccomando, lasciate tanti mi piace, seguitemi anche su TikTok ed Instagram. Intanto partiamo con questo, cioè con questo, quello il primo, praticamente quello, lo scricciolo, quello non ha nessun potere, perché gli altri ovviamente si pagano e noi siamo poveri sempre come le scimmie. Ecco qua, modalità carriera e modalità open world. La open world è bloccata, mentre la carriera possiamo farla e ci sono un bel po' di livelli, totale 10. Andiamo al primo, forza, tap to go, vediamo che dobbiamo fare. Eccomi, guardate quanto sono tenere. Mi devo trasformare. 3, 2, 1, mi trasformo in Spider-Man. No, allora vai vicino al Red Dummy e pancialo, e vai che ti pancio, ti prendo a cazzotti, brutto essere malefico. Poi Blast the Van, utilizzando il tuo occhio di fuoco, super power, occhio di fuoco, mamma mia, ce n'è. No, vabbè, congeliamo il van, utilizziamo il... No, e che cos'è? Ma tu sei uno Spider-Man troppo figo. Ma manco l'originale, c'è il ghiaccio installato negli occhi, e manco il laser effettivamente. Usa l'inventario per selezionare la pistola. Abbiamo la pistola, ecco la pistola. Abbiamo altre armi. Un mitra pure, ti piace il mitra? Spacchiamo faccina ai manichini con i mitra. Use rope, ok, utilizziamo la corda per climbare lì. E via che mitra, mi sono attaccato come una mosca. Guarda là. Aspetta che scaliamo qua gli edifici. Siamo un po' lentuccio, Spider-Man. Avanti, su, velocizzati le zampe. Allora, use jump to fly. Dov'è? Il jump è questo, ok. Mamma mia che salto pesante che c'hai. I believe I can fly. Vola, non vola. Non ho manco il paracadute. Prendo l'auto, è uno Spider-Man che prende l'auto, io non l'avevo mai visto. Però qua succede. Tra l'altro uno Spider-Man che spara raggi dagli occhi non si era mai visto. Però qua succede, quindi meglio così, sempre meglio così. Più poteri abbiamo meglio è. Me ne vado fuori dalla mappa. Training complete. Quindi primo livello è effettivamente un tutorial. Andiamo al successivo. Eccoci qua. Sempre che mi devo trasformare, mi trasformo. Guarda là. Ok, dove vado? Vado di là? Che è successo? Mi teletrasporto con la corda. La corda non mi funziona più. Ah, ecco. Ogni tanto mi attacco sempre come non so che. Come mi stacco da sto posto? Come mi stacco al muro? Ok, mi sono staccato. Guarda lì che salto acrobatico che ho fatto. Che c'è qui? Una casupola? Un tizio. Ciao tizio, che ti è successo? Che è successo? Hello Luis, are you all right? Why did no, you vabbè. Call me so hurried? Someone steal my briefcase which holds information about gangsters. Okay, I will find them. Cioè, doppiato da Google traduttore, però dico, l'importante è che abbiamo qualcosa. Allora, dobbiamo catturare il ladro lì. Aspetta che ci pensa Spider-Man qui. Trova il ladro e fai team in collect bag. Dammi qua la borsa. Sono sempre a piedi in tutti i giochi. Sono sempre a piedi, anche su GTA. E mi lancio a capofitto. Dov'è? Vieni qua perché ti spacca faccina. Il mitra non ce l'ho più. Vieni qua che adesso ti abbrustolisco il sederino. Vieni qua e ti abbrustolisco il sederino. Oh, fatto. Mi prendo la bug qua e me la porto a casa. E me la frego io. Da Spider-Man eroe passiamo a Spider-Man ladro. Va bene così. Andiamo al prossimo. Vediamo. Questa è la borsetta che mi sono portato poco fa. Ma sono portato veramente. Allora, mi trasformo. E via, sono Goku. Allora, chiunque voglia il mio aiuto sappia che mi sono fregato la borsetta di quello di prima. Quindi non mi chiedete di recuperare cose perché me le frego io. Soffro di cleptomania. Vado a rubarmi le cose. Allora, abbiamo pure il tempo. Chi se ne è accorto? Io qua vado in giro a fare le stupidate. Salve, buon uomo. Lei di cosa ha bisogno? Che le è successo? Hello Lewis, mi chiamo Lewis qua, vabbè. Allora, ti hanno fregato la macchina. Meglio così. Non ti preoccupare, ci penso io. Descrivimi la macchina, è di colore blu, è molto scintillante.
vado, tutto qui, questa è la descrizione della macchina. Dico, i nomi, i modelli non si usano più, si usa colore e se scintillante o meno. Va bene così, mi attacco alla torre di Pisa e poi salticchio, vai di salto acrobatico. Aspetta che l'ho visto, aspetta che mi attacco come una scimmia, via, via come King Kong. Dov'è? L'avevo visto. Oh, facci di capo. Ti congelo. Stavolta ti congelo e poi ti picchio come se non ci... Cioè, hai fracassato le scatole. Adesso... allora mi avete fatto arrabbiare. E quando mi fate arrabbiare io vi incenerisco le teste. E poi vediamo. Ancora vivo quello. Sto raggio dobbiamo potenziarlo però. Ok. Macchina trovata. Aspetta che gliela riporto. Altrimenti quello si incacchi. Che è? Un altro nemico qua o è un semplice passante? Guarda che incenerisco tutti, eh. Sono uno spider pieno di poteri. Me ne va, mission complete. Tutto qui, non gliela riporto, ma la frego io, chi se ne frega. Ale, via che mi trasforma. Perché se non mi trasformo non appaiono qua i tizi che vogliono essere aiutati. Salve. Che le è successo? Hi Lewis. Ho sentito che c'è un van che fa casino in città. Prendi la mia macchina ed inseguilo. Ok, vado. Grazie, grazie per prestarmi la tua macchina. Ma sappi che non ti ritorna più. Adesso me la piglio io, è mia. La macchina è mia. La che dobbiamo fare? Get in car, insegui il van e colpiscilo per fermarlo. E via, veloci, veloci come il vento. Dove prendo? Prendo un po' a caso perché il van di preciso non sappiamo dov'è. E tutti i semafori e i pali io li faccio saltare sempre in tutti i GTA che si rispettino. Io li faccio saltare tutti, anche qui volendo. Allora, il van, dov'è sto van? Eccolo! Fai la mano, dov'è? Vieni qua, van. Ma che sei ubriaco? Ma che sei ubriaco? Non ti ubriacare mentre guidi van. Vieni qua, ti distruggo. Tanti anni di GTA hanno dato il loro frutto. L'abbiamo stoppato in men che non si dica, guardali là. I poliziotti, guarda che macchine che hanno. Facci di capra. Vabbè, a che livello siamo arrivati? Siamo arrivati, dobbiamo fare il 5. Vabbè, ci facciamo l'ultimo allora, così... La prossima volta ci facciamo gli altri 5. Così sblocchiamo. Aspetta, abbiamo 6950. Possiamo sbloccarci l'altro Spider-Mino? L'altro Spider-Mino? 6000, vai. New Hero Unlocked. Oh, adesso sì, abbiamo più potere. Adesso ce l'abbiamo blu. Cambiamo colore, giustamente ci potenziamo. Allora, andiamo al prossimo livello. Forza, ci facciamo l'ultimo. Dopodiché al prossimo video ci facciamo le altre 5 missioni. Andiamo a provare poi la modalità free roaming. Allora, mi trasforma adesso, sono blu come un puffo. Spider-Man puffo. Allora, mi scusi, che cosa c'ha lei? Sappia che ho fregato tutto quello che ho recuperato agli altri cittadini. Lo sappia. Quindi non mi fate recuperare cose. Allora, sei sotto arresto? Tell me the information about your gangs. There is a building in sud near a park where we make... Fatemi leggere, facci di capra. Qua devo farmi le traduzioni. Allora, dobbiamo andare al gangster base e uccidere tutti i gangster utilizzando pistola e i nostri poteri. Vabbè, teletrasportiamoci con le nostre ragnatele, che non funzionano ogni tanto sta ragnatele. Spider-Man, tu ogni tanto ti scordi di caricare il lanciaragnatele, perché non è possibile che 3 volte su 5 non mi funzioni, giusto? Non funziona. Lo spararagnatele non funziona. Ma faccia a piedi, che volete che vi dica? Lo spararagnatele non funziona. Perché non funziona? Oh, chi colpisce l'aria? Che ci sono le mosche? Spider-Man, per cortesia. Siamo arrivati comunque, quindi è inutile. Meglio così. Forza. Allora, dove siete, gangster malefici? Sappiate che vi spacco le faccine. Da dove siete spuntati? Io vi abbrustolisco le faccine. Tranquilli, io il mitra non lo uso. C'ho il potere. Ho il superpotere qua da Spider-Man. Che ce ne facciamo del mitra? I mitra li utilizziamo su Fortnite. Guarda là. Mission complete. No, vabbè. Gioco molto simpatico, ragazzi. Quindi, mi raccomando, lasciate abbastanza mi piace, così continueremo a fare le missioni. Poi sbloccheremo, appunto, la modalità open world. Non so se effettivamente ha delle sue missioni, però, dico, open world, presumo che possiamo fare quello che ci pare. Quindi, mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non iscritti, attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi torniamo su Brawl Stars. Finalmente abbiamo la nuova stagione, ragazzi. Ash Ninja, no, vabbè. Ash Ninja è fighissimo. Insomma, abbiamo un bel po' di skin da sbloccarci. Ovviamente ci vuole il pass.